Non ho ancora capito. E continuerà a non capirlo. Bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, sono FaviJ. E come tutti i primi mercoledì del mese siamo su un nuovo episodio di Game Tester. A me mettere la sigla mi gasa un sacco, non so perché, metto di nuovo. Comunque sì ragazzi, iniziamo questo episodio. Aspetta, sigla. La smetto. Prima di cominciare ragazzi, volevo nominare il game tester del mese, cioè chi ha vinto lo scorso episodio del game tester di Cartoon Network, che è stato Luca, che ti faccio da Roma, scusate. Voglio anche menzionare però Francesco da Palermo, che ha fatto un grandissimo video anche lui, quindi meritava di essere nominato, bravissimi. Detto questo ragazzi, passiamo al gioco di oggi. Siamo ragazzi su Free for All. Quando ha un disperato bisogno di rimpinguare i suoi follower online. Per fortuna Grizzly e Orso Bianco prendono in mano la situazione, perfetto. Da una mano ai tre fratelli orsi a scovare le avventure più giuste da postare. È una cosa social, è bellissimo, andiamo avanti. Posso provare prima il panda? Panda selfie. È bellissimo, io non ho parole. Utilizza gli adesivi per aiutare Panda a creare il selfie perfetto. Tanto questa cosa che c'ha Panda sul fianco destro, ce l'ho anch'io. Siamo uguali, perfetto. Voglio fare un selfie con lui prima o poi ragazzi. Scatta una foto a Panda. Aspettiamo, eccolo lì, vai che è un figo, un modello. Trascina gli adesivi giusti sulla sua faccia per accumulare punti ed energia. Calmi, ok, questo non c'entra una mazza. Ok, mamma mia. È stata la cosa più difficile della vita. Ancora. Ah, è a tempo, okay. Devo muovermi pure. Meraviglioso. Ragazzi, non è difficile. Ho visto di peggio. Tipo Cat Mario era peggio. No, mi è volato l'occhiale, maledizione. Cosa c'è ancora? Cosa vuoi? Ah, le stelle. Ci ho fatto. Oddio. In tempo assoluto proprio. Ah, diventa sempre più difficile. A un certo punto non riuscirò più sicuramente. Già adesso ho difficoltà. Non ci credo. Ok, ce l'ho fatta. Miracolo. Posso fare il record del mondo, raga. Non ne sono sicurissimo. Selfie strepitoso. Sempre di più cose addosso. A un certo punto non si capirà neanche più che è un panda. Dai, no, li ho già messi. Cosa manca? I baffi, non ci credo mai. Si è chiuso tutto, ho fatto un casino. 445, vabbè dai. Pensavo peggio. Sono una schiappa queste cose, no, ma serio. Anche perché io per farmi i selfie comunque sono uguale ragazzi. L'orso bianco e lo zen. Aiuta l'orso bianco ad eseguire alla perfezione tutte le mosse durante l'allenamento. Questa la vedo più difficile ancora. Traccia tre linee per realizzare una mossa portentosa ad accumulare energia. Traccia una linea, ho capito, mi fai iniziare o no? Ok. Ah, da qua devo partire, perfetto. Scivolata perfetta. Ma quale scivolata? C'hai le idee confuse, amico mio. No, comunque, stai calmo. Si sta ammazzando. Oddio, ce l'ho fatta. Perfetto. Simboli degli illuminati, ragazzi. Quale scivolata? Non è una scivolata quella. Sei illuminati. Coincidenze? Non credo. Sto resistendo, ragazzi. Non so come. No, dai. Perfetto. Perfetto, vabbè, questo non ce la farò mai. Sì, te l'ho fatta! Sì, certo. Mi faccio anche Milano-Roma avanti e indietro, se voglio, non so. Scivolata perfetta! Sì, ho fatto meglio in questo che nell'altro, però vabbè. Grizzly, che credo che voglia mangiare. Fai assaggiare a Grizzly il cibo del mercato locale. Re degli assaggi. Mamma mia. Regà, sto diventando un fenomeno. Sembra che io abbia passato la mia vita a giocare a sta roba, non è possibile. Madonna, mi sto dando quello sbagliato, vai! No, ho mancato la caramella, perché la manco? Stavo zitto era meglio. Qualcuno mi dia una caramella. Sì, no! Ah! Ottimo, non ottimo, perché potevo fare di meglio. Vabbè ragazzi, credo che possiate fare di meglio di me, dimostratemelo. Passiamo al prossimo che è meglio. Rigby MX. Clicca invio per giocare. Sì, invio. Questo è invio. C'è scritto invio. Non va. Capiscimi. Ah, ok, c'era scritto premi invio, ma in realtà devo schiacciare su. Livello 1, raga, proviamo a fare il primo. Non so quanto. Adesso invece devo premere invio. C'hai le idee confuse, fratello. Sì, può partire. Oddio, come si fa ad andare avanti? Oddio, cos'è? È una cosa epica, sembra Happy Wheels. Cosa devo prendere? Cosa devo fare? Ah, devo prendere i fantasmi. Spiegameli i comandi, non me l'hai spiegato niente. Se si abbassasse di più. È un figo. Dovrei riuscire ad arrivare di sopra, perfetto, siamo a due. E niente, sono tutti così, giusto? Tre fantasmini. Livello finito. Premi il tasto per continuare. Questa è la velo più difficile. Quindi rimane sempre più difficile.
Salve! È proprio il mio tipo di ragazza, ragazzi. Vabbè, andiamo avanti. Cos'è? Ho preso un fantasmino ancora senza vederlo. Dove sta andando? E dopo questa, ragazzi, scatta l'applauso. Non so perché. Devi saltare, zio! Sì! No, no, sì! No, sono incastrato! Ma non ci credo! Sono rimasto incastrato. Non ho parole. È stato difficile, però sono riuscito. Salve! Lei per caso un viewstel? Mi serve per salire. Salve anche a voi. Fantastico, ce l'ho fatta, ragazzi. Ci ho messo mezz'ora a fare questo, però ne è valsa la pena. Gran spinta. Oh mio Dio. E qual è Happy Wheels? Non so perché. Ci sono certi momenti in cui mi sembra troppo Happy Wheels. Mi sento un po' osservato, ragazzi. No, ma penso che sia una mia fissazione. Ah, devo andare. Vabbè, allora no, stavo scherzando, è impossibile. Cioè, devo scendere sul. Ok. No, non ci arrivo. Ma mi sono salvato come mi sono salvato, non lo so. Ho fatto una cosa, mamma mia. Non fate domande, non so come ho fatto. L'importante, ragazzi, non è vincere, ma raccogliere i fantasmini e farli capire chi comanda. In questo caso non io, perché ho fatto una cosa stupida. Ce l'avevo lì, ma un metro. Come ho fatto a mancarlo? Perfetto, grande. Vabbè, l'importante è riprendersi. Siamo quasi alla fine, mancano due livelli, ragazzi. Sta diventando incasinatello, comunque, a parte gli scherzi. Dove sono gli altri? Ho visto la morte in faccia. Ok. Siamo a due. Manca il terzo, che non ho la più pallida idea di dove si possa. Addirittura! Addirittura a destra! Ci stiamo evolvendo, ragazzi. Mamma, cosa ho fatto? Tanta roba. Pro gaming. Pro stupiding, non pro gaming. Forse mi salvo, mi salvo. Mi sono salvato. Come ho fatto? Ve l'ha messo. In Transilvania sono andati a metterlo. Ragazzi, però non potete metterli così vista. Magari un po' di contegno. Oh! Yeah, yeah, una mazza. Mezz'ora. Livello 12. Siamo all'ultimo, ragazzi. Ne manca uno e ho finito. Sarebbe un miracolo. Mi spiegate il ruolo dei Bustel in questo videogame? Voglio capirlo, non ho ancora capito. E continuerà a non capirlo, perché non ha senso. Si prova a prendere un po' più di rincorsa, perché è la cosa più stupida che abbia mai fatto. Morire così. Ok. Robe. Ok, va bene, va bene, va bene, va bene. Sono arrivato alla fine. Sono arrivato alla fine. Ci sono dite. Io, come premio, permettetemi, ragazzi, voglio farmi i capelli così. Vabbè, ragazzi, concludo qui l'episodio. È stata, tra questi due videogame, è stata la cosa più strana della storia. Se volete provare adesso anche voi Game Tester del mese, andate su www.cartoonnetwork.it, che è apparso sopra il mio dito magicamente, sono un mago. Filmatevi mentre giocate, mandate il vostro video gameplay e provate a diventare il Game Tester del mese, che ovviamente nominerò nel prossimo episodio. Questo video, oltre ad essere presente sul mio canale, è anche presente sul canale di Cartoon Network Italia e va in onda anche su Cartoon Network, quindi se volete rivederlo potete vederlo anche lì. Io concludo qui l'episodio, ragazzi. Come al solito, se il video è piaciuto lasciate un commento e un mi piace. E questa cosa ha senso, perché se questo episodio va in TV, io spengo la TV di tutti quelli che guardano. Non è vero, sto scherzando. Quindi, ragazzi, se il video è piaciuto lasciate un commento, mi piace, anche la pagina di Facebook e come nel video trattate nella descrizione. Se non siete dovresti iscrivervi, ci vediamo al prossimo video. Bella, ragazzi.